Buonasera, siamo qui con Luna Berlusconi, l'autrice del dipinto Divina per celebrare la bellezza della donna curvi, con Giulio Di Sabato, il presidente di Assomoda, e con Massimo Costa, il segretario di Assotempri. Siamo qui per parlare del ruolo che può giocare, insomma, la moda e l'arte nei confronti dei disordini alimentari che colpiscono molte ragazze. Ecco, vogliamo un po' sapere la vostra opinione. Sono donna e quindi ovviamente posso avere anche una visione diversa, soprattutto perché non lavoro nel mondo della moda, ma in questo caso sono l'artista che ha voluto rappresentare la sensualità femminile attraverso le forme, quindi dimostrare, no, quello che ormai un po' tutti stanno cercando di dimostrare. Siamo in una fase di cambiamento dove la sensualità non è più nella perfezione delle forme, in quelle forme anche spesso troppo magre, ma la sensualità è un'energia che ti viene da dentro, è qualcosa innata a volte, come dico sempre, in uno sguardo, in un profumo, in una voce, un po' di ciccia in più. Sicuramente quelle donne oggi, c'erano delle donne curvi oggi in sfilata da Mad Mood ed erano molto più sensuali di me, secca, quindi iniziamo a celebrare questa voglia anche di esporsi con i propri difetti. E io credo che in questi ultimi anni la moda, ripeto, non è un mio settore, però da osservatrice posso già evidenziare che ci si sta spostando. Io ricordo l'anno scorso, e loro mi dovrebbero o confermare o correggere, che in passerella abbiamo trovato delle bellissime over 70-60. I canoni della moda stanno cambiando, no? Assolutamente, infatti, se prima, devo dire, però è vero, c'era un problema, perché purtroppo molti designer durante le sfilate facevano vedere delle donne veramente magrissime, perciò molte, specialmente le giovani però un po' fragili, perché ovviamente se la giovane è una donna, è già una ragazzina, comunque una ragazza intelligente e anche abbastanza preparata a queste cose della famiglia, magari non ci cade, però diciamo che le giovani fragili, vedendo questo stereotipo di donna magrissima, quasi diafana, sfilare appunto per questi grandi designer, pensava che forse quello sarebbe stato, no, proprio, come si dice, il tipo di donna a cui volevano, no, a cui volevano assomigliare. Per fortuna, non solo a Milano, ma Milano credo sia stato uno dei primi appunto a preporre dei protocolli con la camera, noi a Assomoda, tutti insieme, dove non voler più sfilare le donne veramente troppo magre, proprio per dare un messaggio. Siccome per fortuna questo problema non è superato, anzi direi che oggi, come diceva Luna, si vedono tantissime belle donne sfilare, non più magrissime. Pertanto la moda sicuramente questo problema lo ha superato, ma io credo che non sia un problema comunque della moda. Io credo purtroppo che oggi bisognerebbe fare un po' mea culpa all'interno delle famiglie, perché la disattenzione, credo, di alcuni genitori verso i figli, adesso poi parliamo più appunto di disordine alimentare, di questi problemi più che altro colpiscono più che altro purtroppo, no, le giovani donne, le giovani ragazze, ecco, questa disattenzione forse e anche poca educazione verso questo problema, ma anche verso proprio i propri figli, ecco, ha creato questi problemi, proprio che non sono problemi perciò creati dalla moda o dalla società. Io penso, come poi tante altre cose, le famiglie dovrebbero essere più vicine ai figli. Non siamo amici dei nostri figli, siamo i genitori, dobbiamo aiutarli ed educarli, fargli capire che cosa è bene e che cosa è male. Pertanto, ripeto, la moda ormai ne è fuori, ma secondo me è la società che deve cambiare e fare qualcosa. Sì, sì, indubbiamente riprendo quanto stava dicendo adesso Giulio Di Sabato, per dire che siamo di fronte a un problema, come dire, socioculturale, no? Perché dietro un disordine alimentare c'è innanzitutto sullo sfondo una società che è sempre più incerta,
con un futuro difficile da configurare per gli adulti, figuriamoci per i giovani. Non è infatti un caso che queste problematiche di disordine alimentare si verifichino soprattutto in età adolescenziale o addirittura preadolescenziale, e quindi siamo di fronte ad un problema, ripeto, socioculturale che va affrontato cercando di superare questo disagio. Certo, la ricetta non è facile, però la moda può recitare un ruolo importante, perché la moda innanzitutto è un settore che prima di altri e più di altri sa cogliere le tendenze, non soltanto quelle di mercato, anche le tendenze sociali. E quindi questo problema dell'anoressia e della bulimia è già entrato a far parte, diciamo, del background degli operatori della moda, e quindi questi possono dare certamente un contributo importante per cominciare a modificare quello che è l'orientamento della cultura attuale. Quindi noi cercheremo nel nostro piccolo di lavorare in questa direzione. Accanto a questa problematica si fa sempre più concreta anche la necessità di por mano al tema ambientale, no? Il tema ambientale io lo vedo strettamente correlato, e anche qui la moda mi sembra che negli ultimi anni sia passata dalle parole ad alcuni fatti concreti. E direi, scusa se posso riallacciarmi al discorso di Massimo Costa, e finalmente Milano e l'Italia, perché delle volte non siamo i primi a fare delle cose, no, delle operazioni importanti, e direi appunto domani sera ci sarà questa sfilata importante, questo premio proprio per le aziende italiane che affronteranno, che già molte lo stanno affrontando, ma il problema della ecosostenibilità, perché ormai è un problema mondiale. Perciò la moda forse è stata una delle prime ad affrontare questo problema. E appunto ci sarà domenica questo Green Carpet Award, che finalmente è come si dice, una manifestazione veramente a livello internazionale e recepita nel mondo come manifestazione finalmente molto importante. Perché dobbiamo partire dalla moda, perché noi siamo operatori della moda e dobbiamo pensare alla moda. Però io credo che deve esserci un rimpensamento a livello mondiale, perché vediamo quello che sta succedendo. Purtroppo i cambiamenti del clima, appunto la pollution, come si dice in inglese, insomma, assolutamente dobbiamo fare qualcosa, perché secondo me abbiamo, come si dice, imboccato una strada senza ritorno. Purtroppo noi singolarmente, le associazioni, noi appunto piccoli esseri umani possiamo cercare di fare qualcosa, e comunque per poter cambiare devono iniziare i singoli a cambiare, perché poi si danno le colpe agli altri, ma in primis dobbiamo cambiare noi singolarmente, però poi dobbiamo rimetterci ai grandi capi di Stato, all'America, all'Italia, insomma all'Europa, per far sì, per affrontare questo problema dell'inquinamento, che se non lo risolviamo secondo me avremo dei grandi problemi. Sentiamo. Quindi possiamo parlare di una moda e un'arte rivoluzionaria per le prossime generazioni? Beh sì, ma ripeto, è già iniziato questo processo. Io ricordo una campagna pubblicitaria, mi pare 2 anni fa, non voglio dire il nome, siamo nel mondo dei costumi, dell'intimo, dove c'erano ragazze normali, ve la ricordate? Certo. Io ho una figlia di 15 anni e gliela feci vedere, all'epoca ne aveva 13, perché l'idea che voleva essere comunicata è: questi costumi vengono indossati da ragazze normali, ragazze con un pochino di fianchetto, già con un pochino di cellulite. Questo è quello che deve essere trasmesso. Quindi è vero che la moda questo processo l'ha già iniziato e ci sta aiutando. E come dice lui giustamente, adesso sta a noi genitori, in questo caso le famiglie, le scuole, a trasmettere questi valori. Io ho una figlia e il piatto di pasta glielo faccio sempre trovare a pranzo e il pane, perché deve mangiare, e sono contenta perché mia figlia sono due buone forchette come me, quindi. Sì, ma non si vede, devo dire che sei in formis. Però questa è costituzione, voglio dire, e lì poi è il limite, quel filetto, bisogna stare attenti, certo, poi certo, dall'essere magro, giusto, sano, quindi fare sport, certo, mangiare bene e non diventare anoressica, quindi anche lì l'obesità, la curvy, è giusto che sia certo, curvy se vuole essere curvy, ma deve stare attenta, non deve oltrepassare il limite. Perché ovviamente poi quando gli eccessi, no, il troppo stroppia sempre, quindi anche lì bisogna stare attenti, quindi va bene magre ma giuste, va bene in forma ma giuste.
credo, no, perché se no passano poi dei messaggi. Per finire uno slogan direi viva le donne. Ma sì, viva le donne, anche con un po' di chiletto in più. Esatto. Vai. Va bene, grazie mille.